Bitcoin. One credit. Press start to play. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream. Witcher. I was hoping you'd come. You saw what happened. Only you and I truly. Dopo un'attesa estenuante, The Witcher 3 Wild Hunt dovrebbe finalmente arrivare sugli scaffali il 19 maggio per PC, PlayStation 4 ed Xbox One. E noi l'abbiamo provato con mano, grazie all'invito di Bandai Namco. La demo proposta corrisponde alle prime fasi di gioco, un flashback di Geralt che torna con la mente a quando i Witcher non erano praticamente estinti e la sua compagna era la bellissima mora Yennefer. Assieme a Varemyr stava addestrando la giovane Ciri, new entry che conosceremo proprio con questo terzo capitolo. Il prologo funziona anche da tutorial che ci illustra le regole del gameplay ed in particolare come funziona il sistema di combattimento. Avendo giocato The Witcher 2, ci siamo subito trovati a casa, i controlli sono infatti praticamente i medesimi con qualche perfezionamento. Abbiamo a disposizione fendente debole e forte ai quali possiamo intervallare i segni, che fanno le veci delle magie. Attivando un menu radiale che rallenta estremamente il tempo, senza però fermarlo del tutto, possiamo selezionare quale attivare e col tasto apposito lo possiamo poi lanciare, sia esso una protezione piuttosto che un attacco di fiamme, una trappola magica o quant'altro. Appresi i rudimenti, cambia scena e vediamo Geralt svegliarsi, accampato assieme a Varemyr, mentre sono passati diversi anni nel frattempo. I due sono alla ricerca proprio di Ciri, personaggio che in questo terzo capitolo avrà un ruolo molto importante, tanto che avremo anche modo di impersonarlo in alcune fasi. La demo ci lascia liberi di esplorare la zona e di sperimentare un po' il sistema di combattimento. Saliamo poi a cavallo per scoprire una delle moltissime novità di questo terzo capitolo. Il nostro destriero si controlla in modo del tutto simile a Red Dead Redemption, visto che è dotato di una sua intelligenza. Non va diretto come un'auto, ma sa seguire la strada, evitare un albero, saltare un ostacolo. Noi dobbiamo impostare la velocità, frenarlo e, se necessario, cambiare direzione di marcia. Il mondo di The Witcher 3 ci è parso molto vasto e denso. Raggiunto un insediamento dopo qualche minuto di cavalcata, i tantissimi NPC erano lì ad attenderci, con queste secondarie da assegnarci, ma ci siamo focalizzati sulla missione principale, individuare un grifone impazzito e violento, possibilmente per eliminarlo. Partono così una serie di obiettivi da portare a termine per raccogliere indizi su dove si nasconda, utilizzando i super sensi del Witcher e al contempo per prepararci alla caccia. Senza entrare troppo nel dettaglio per evitare spoiler, arriviamo finalmente allo scontro con un grosso grifone maschio. The Witcher 3, come i suoi predecessori, non è un titolo facile e richiede una certa dedizione. Nello specifico, con davanti un combattimento di questo tipo, è obbligatorio arrivare preparati e ben equipaggiati. Il codice che abbiamo provato era piuttosto vecchio, una build addirittura di dicembre. Questo va specificato perché il gioco era evidentemente in uno stato ancora non ottimale, sia da un punto di vista grafico che da quello del gameplay. Il titolo sembra comunque solido e fedele al diretto predecessore, purtroppo anche in una certa rigidità dei controlli. Per quanto riguarda la grafica, The Witcher 3 mantiene le promesse, anche se quanto visto è ancora lontano dalla perfezione dei trailer mostrati in questi lunghi mesi di attesa. Abbiamo provato la versione PC e quella per Xbox One della medesima demo, e le differenze tra le due sono evidenti, anche se non così trascendentali. Ad un occhio attento non possono comunque sfuggire dettagli come la vegetazione, migliore su computer, e soprattutto la pulizia video, grazie alla risoluzione Full HD o superiore alla quale sulla console Microsoft dovremo rinunciare. Detto questo, il gioco è un gran bel vedere. Considerato che si tratta di un open world, personaggi ed ambientazioni sono ricchi di dettagli, con texture curate ed effetti grafici più che buoni. I ragazzi di CD Projekt Red non sono però solo bravi col codice, ma hanno tra le loro fila degli artisti eccellenti, capaci di trascinarci in un mondo fantasy credibile e sfaccettato. Il codice è anche già ben ottimizzato, visto i caricamenti ridottissimi e molto rapidi, e anche la buona fluidità che non abbiamo mai visto cedere. Infine, da notare l'ottimo doppiaggio in inglese, mentre la localizzazione in italiano sarà limitata alla parte testuale. La nostra prova pad alla mano è servita solo ad alzare l'hype per The Witcher 3 Wild Hunt. Ci sono diversi aspetti che non convincono ancora appieno, come i controlli ancora un po' legnosi, la scarsa integrazione tra il protagonista e le ambientazioni o la mancanza di fisicità durante i combattimenti, problematiche in parte risolvibili prima dell'uscita ed in parte ormai endemiche della serie. Messi da parte questi aspetti, però, abbiamo la sensazione che The Witcher 3 sarà il prossimo RPG da non perdere, denso, affascinante, con un lore invidiabile raccontato in modo certosino, con una scrittura eccellente, maledettamente bello da vedere e soprattutto vastissimo. Insomma, probabilmente non avevate bisogno di sentirvelo dire, ma questo sembra proprio un titolo da non perdere. Appuntamento al 19 maggio con la recensione. Sulle pagine di Gamesurf.it trovate la nostra anteprima completa, venite a trovarci e a dirci cosa ne pensate. Witnesses claim the Wild Hunt follows them.